bella cella accanto. Canta una canzone. Sì, ma non è il momento. Un po' di educazione. Mia che piangeria. Il gruppo è pronto già. Piangere, d'accordo? Perché? Pianda fucirà. Forse tempo su scappare. Ufficiale mi offre da fumare. Grazie, ma non fumo. Prima di mangiare alla faccia offesa tocca di accettare, le manette ai polsi sono già, e quindi per Andrea canta, trascina i piedi. Mi sento male. 6 minuti all'alba. Dio come le c'ha. Tocca farsi forza. Ci vuole un bel finale. Dai, allunga il passo, ok? Ci vuole dignità. Forza tempo e sono scappato. Sono tornato, il settore mancia ma, è su un treno caricato, l'altra volta sono scappato. Sono scappato.
Allora possiamo, anzi abbiamo già dato inizio alla manifestazione, era un omaggio anche ad Enzo Iannacci. La canzone Sei minuti all'alba, che è ovviamente in tema della serata. Allora, io devo porgere le scuse del sottosegretario D'Andrea, professor D'Andrea, non è presente perché è stato, come tutti quanti immaginate, è stato convocato a Roma per le note vicende governative, per cui non è qui. Doveva essere pure stamattina a Potenza un'altra manifestazione simile e niente, ha dovuto declinare l'invito. Non c'è nemmeno il sindaco, saluterà il vice sindaco. Intanto prego il professor Dodero di accomodarsi qui al tavolo. Certamente non è né una supplenza né una sostituzione quella del professor Dodero, ma è una... Sì, facciamo l'applauso. Allora, l'anno scorso, chi era presente, ma anche chi non lo era, si ricorderà, noi abbiamo avuto ospite un partigiano, Germano Alfieri, nome di battaglia Andrea, che se poi vedrà queste immagini via internet lo possiamo salutare con un applauso. Allora, l'anno scorso, dicevo, Andrea ci raccontò un po' come maturò la decisione di andare in montagna. E ci raccontò che lui ha avuto, come dire, il lampo a seguito, è stato colpito a seguito della fucilazione di un suo compagno di scuola delle elementari. Luigi Evangelista si chiamava questo suo compagno di scuola. E questa è stata la molla che è scattata in lui per andare in montagna con i partigiani. C'erano anche, ci disse l'anno scorso, c'erano anche degli adulti, degli anziani che incitavano i giovani ad andare a combattere contro i fascisti e i tedeschi. Ma possiamo dire, poi chiedo ovviamente conferma al professore Dodero, che la partecipazione alla resistenza all'inizio non fu un fenomeno, per così dire, di massa, no, né fu compatto, lineare. L'unica cosa chiara e certa allora era che gli italiani detestavano, e in questo erano ricambiati dai tedeschi, detestavano appunto i tedeschi, non solo li temevano, li detestavano proprio, perché avevano sempre in mente i fatti della Prima Guerra Mondiale, la Grecia, l'impresa di Russia, tutti i maltrattamenti, eccetera, eccetera, e poi ultimamente si sentivano le notizie dei militari catturati e portati in Germania sui carri bestiame, quelli poi, che poi sarebbero diventati gli internati militari italiani, sui quali prima o poi dovremo pure anche ragionare, perché forse è una pagina non molto nota, almeno forse qualcosa dovremmo anche vedere pure su questo. E possiamo dire che, così per semplificare, che ci fu una partecipazione civile alla resistenza, la partecipazione civile, quella senza armi, quella principalmente delle donne, ma poi, come vedremo, le donne sono state armate, hanno combattuto anch'esse. C'è stata la partecipazione armata e quella politica. Quella politica dei partiti, propriamente detta, comincia e alimenta i primi fermenti di lotta in città, però, con gli scioperi di fine 43, gli scioperi nelle fabbriche, poi i vari attentati, eccetera, eccetera. Dopo si passa in montagna, e i primi ad andare in montagna furono i militari, furono i primi reparti, furono i singoli dopo l'8 settembre.
ai quali si aggregarono poi i giovani richiamati alle armi dalla Repubblica Sociale, la Repubblica di Salò. E chiaramente queste formazioni poi piano piano cominciarono a usufruire della solidarietà e dell'appoggio delle popolazioni civili, appoggio e solidarietà che aumentarono man mano, in maniera proporzionale, aumentarono rispetto alle ritorsioni e alla ferocia dei repubblichini. E quelle ritorsioni furono un'ulteriore molla alla resistenza armata. Un esempio: a Montefiorino, nel Modenese, sede anche di una repubblica partigiana, i ragazzi renitenti alla chiamata alle armi della Repubblica di Salò vennero fuori dai boschi per andare a liberare le proprie madri che erano tenute in ostaggio dai repubblichini. Ovviamente tenuti in ostaggio per rappresaglia. E quindi possiamo dire che i renitenti si trasformarono in partigiani, non tutti ovviamente, anche chi non si imboscò, nel senso di andare nei boschi, sui monti, comunque portò il suo consenso alla resistenza o quantomeno lo negò alla Repubblica di Salò. Diciamo che uno degli elementi che stanno alla base della resistenza è il rifiuto, essenzialmente il rifiuto della guerra che la Repubblica Sociale Italiana voleva far combattere, oltre alle forme di prevaricazione, il rifiuto alle forme di prevaricazione che metteva in atto. La partecipazione femminile poi ebbe molteplici aspetti, le esperienze furono molteplici. Innanzitutto, ma questo avvenne anche per gli uomini, ci fu l'incontro in quei mesi fra la generazione delle adulte, per intenderci quelle nate nel preventennio, e le giovani generazioni, quelle cresciute unicamente a pane e moschetto, a libro e moschetto, e non fu semplice questo incontro. Quindi primo aspetto, ci fu questo incontro. Poi nell'immaginario collettivo la donna della resistenza è associata all'immagine della staffetta, che ovviamente è in gran parte vero, ma ciò non vuol dire che non rischiavano o rischiavano meno degli uomini. Anzi, per loro, se catturate, poteva esserci, ma c'era quasi sicuramente, anche la doppia offesa della violenza sessuale. Per meglio comprendere, insomma, la durezza delle punizioni rese nella stessa misura sia per gli uomini che per le donne, c'è un telegramma del ministro dell'Interno della Repubblica di Salò del 17 marzo 45 che chiedeva di intensificare le azioni, la repressione antipartigiana, e aggiungeva: anche alle donne del campo avverso, quindi intensificate tutto, estendete il tutto anche alle donne del campo avverso, che con tanto veleno e ferocia operano contro di noi, applicate il rigore delle leggi nostre. Ma le donne sono state presenti, ho detto prima, anche nelle brigate partigiane, nei GAP, nei SAP, e questo comportava anche un'altra cosa: dovevano combattere anche contro chi giudicava un aspetto negativo per la moralità delle donne stesse la promiscuità della vita in brigata. Quindi le donne avevano ulteriori problemi. E poi dovettero rivendicare, che non fu una cosa scontata e naturale, anche la presenza che ottennero nell'autunno del 44, anche la presenza nei comitati di liberazione nazionale, perché non c'erano rappresentanti femminili. Quelle, ovviamente, senza le donne, senza armi, invece si occuparono di ciò che oggi chiameremo la logistica, tutta quell'attività clandestina che va dalla stampa di propaganda, di foglia, al salvataggio, all'alloggio di ebrei, partigiani, prigionieri di guerra, scappati, collegamenti, approvvigionamento, trasporto viveri, eccetera, eccetera. Tutta attività senza la quale la resistenza armata non avrebbe potuto sopravvivere. E poi questo impegno si concretizzò nei gruppi di difesa della donna,
che principiarono poi ad introdurre il discorso di emancipazione appunto della donna, quindi resistenza come lotta per uscire dalla guerra e come lotta per nuovi diritti. Altra forma di partecipazione fu l'istituzione delle repubbliche partigiane. Se ne costituirono una ventina circa e si dotarono di giunte popolari, le quali assunsero in via prioritaria le misure di emergenza per la prosecuzione della guerra di liberazione. L'ordine pubblico, la produzione, gli approvvigionamenti, furono eletti sindaci che qualcuno ancora si ostinava ancora per i podestà. E in una delle più famose, la Valdossola, la Repubblica della Valdossola, si pensò anche alla riorganizzazione del sistema giuridico e di quello scolastico, il che voleva dire che veramente ci si stava preparando e proiettando nel futuro, si stava già pensando quindi all'avvento, alla ricostruzione e all'avvento della democrazia. Ovviamente molto restò da compiere, almeno temporaneamente, perché le repubbliche ebbero vita brevissima, i fascisti riocuparono i territori. Però i partigiani volevano dimostrare che l'ansia e il desiderio non erano solo quelli dell'immediata libertà, ma anche di muovere i passi, i primi passi, verso la ricostruzione politica. Si voleva lavorare, ovviamente, come ho detto prima, da subito, anche con i tedeschi alle porte, ma per ricostruire un paese realmente democratico. È chiaro ed è facile osservare che se avessero ragionato come spesso si ragiona, come spesso accade oggi, con la logica della gestione dell'esistente, non ci sarebbe stata neppure la resistenza. E l'esperienza delle repubbliche partigiane ci porta dritti dritti all'articolo 49 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Il professore Dodero, nell'intervento dello scorso anno, osservava che quei partiti che poi portarono alla Costituzione a un certo punto decisero di prendere fortemente in mano la situazione e per condurre alla lotta di liberazione. Quei partiti, diceva Dodero l'anno scorso, erano degli strumenti di collegamento fra la società e il potere politico. Che fine hanno fatto? Si chiedeva. Quei partiti si sono svuotati. A quei partiti di massa, ed è bene sottolineare, si è sostituito il populismo dei partiti leaderistici, che confligge col nostro impianto costituzionale. E non è un caso che con lo svuotamento appena citato si è passati da un sistema elettorale proporzionale a uno maggioritario, variamente poi riveduto e corrotto, possiamo tranquillamente dire, senza dire altro. E si è passato da quei partiti che cercavano di orientare la società civile, secondo le rispettive visioni degli interessi generali del paese, a quelli attuali, che della società civile piuttosto inseguono gli interessi particolari, individuali e di gruppo, disgregando il tessuto sociale. Taccio sulle note purtroppo tristi vicende locali della Basilicata, avremo poi modo di commentarle con qualche elemento in più, però osserviamo, ci limitiamo a prendere atto di ciò che è successo. E, diceva ancora Dodero, c'è oggi qualcosa di molto rischioso ed è la mancanza di partecipazione a livello politico. Ed ecco il perché del tema anche dell'iniziativa odierna. Partecipare adesso significa per certi versi sconfiggere l'indifferenza. Occorre un'altra resistenza, chiuse il professore Dodero. Certo, occorre un'altra resistenza, anche perché la crisi economica, la crisi politica stanno facendo pian piano prendere corpo ad organizzazioni neofasciste e neonaziste, non solo in Italia ma anche in tutta Europa. Poi a questo aggiungiamoci i tentativi di revisionismo storico, apologetico del fascismo,
del fascismo che qualcuno ha definito, a parte le leggi sulla razza, fece cose buone, oppure del fascismo che in fondo qualche altra ultimamente ha detto prima che degenerasse aveva un alto senso dello Stato e della famiglia, no? Aggiungiamoci ancora la messa sullo stesso piano asetticamente bellico, permettetemi questo termine, dei repubblichini di Salò e dei partigiani. Sappiamo tutti che da varie legislature, a ogni santa legislatura che si propone, c'è qualcuno che nel Parlamento repubblicano, nato dalla Resistenza, sottolineiamo ancora una volta, presenta una proposta tesa in tal senso, equiparare i repubblichini di Salò ai partigiani. E ancora, la messa in sordina dell'antifascismo, la stessa svalutazione della Resistenza, come svalutazione, come qualcosa di anacronistico. C'è stato un deputato che voleva sostituire il 25 aprile con il 18 aprile, data della vittoria democristiana alle elezioni del 48. Beh, secondo questo zelante deputato, ovviamente di destra, dice la dobbiamo sostituire perché il 25 aprile è una data comunista. E il 18 non tanto come data democristiana, ma come data anticomunista, diceva a giustificazione della sua proposta di legge. Insomma, secondo costui le origini della democrazia, alle origini della democrazia, della nostra democrazia, non ci sarebbe stata la liberazione dai nazifascisti, ma la liberazione dalla minaccia dei comunisti. Insomma, una visione tutta particolare. E intanto ci sono, e dobbiamo fare i conti anche con questi personaggi. Quindi un'altra resistenza, di un'altra resistenza c'è bisogno, e di un altro antifascismo, non più come contrapposizione fisica, anche violenta, che sarebbe senz'altro dannosa, ma un antifascismo come cultura, come ragionamento e approfondimento, come lotta contro l'indifferenza, come lotta contro la rassegnazione. Quante scritte sui muri nei paesi nostri, per fortuna non tantissime, ma in città quante scritte sui muri, quanti simboli anche negli stadi, quanti slogan, quanti raduni, e non solo di anziani nostalgici, ma anche di giovani, vengono trattati spesso come folklore, e spesso purtroppo anche dalle istituzioni queste cose vengono trattate come folklore, oppure come ingenua ignoranza, no? Ingenua ignoranza delle stesse cose, ma sono ragazzi, ma che ne sanno del fascismo, ma quale politica, lo fanno per spirito di squadra, tutte queste giustificazioni qua, le abbiamo sentite un sacco di volte. E allora occorre un nuovo antifascismo come impegno contro ogni forma di violenza, di autoritarismo, di discriminazione e di populismo, per l'affermazione di quei principi e di quei valori fissati nella nostra Carta Costituzionale. E a questo ruolo penso si possa tranquillamente oggi, questo ruolo penso si possa tranquillamente ascrivere all'ANPI. Ma una delle prime finalità che ha sempre avuto l'ANPI è la memoria. Però da tempo si sentiva il bisogno di innovare il concetto di memoria, e in questa fase questa esigenza è divenuta ancora più attuale. Non si vuole ovviamente abbandonare il ricordo delle persone, delle vittime, dei fatti, di quanto accaduto allora e di ciò che ha significato, tant'è vero che stiamo raccogliendo le firme per una petizione popolare rivolta al Presidente del Senato affinché i cosiddetti armati della vergogna venissero finalmente aperti, insomma, per far luce sulle stragi nazifasciste perpetrate in Italia dal 43 al 45. Ma ciò non deve ovviamente risolversi in un mero rituale, c'è bisogno che il ricordo sia anche conoscenza e riflessione, ed è ciò che facciamo noi oggi. Conoscenza e riflessione soprattutto per le nuove generazioni. Allora, ad esse noi dobbiamo spiegare, raccontare, far conoscere e stimolare appunto la riflessione. E l'ANPI, lo voglio ricordare, proprio per questo intento sta ponendo attenzione particolare alla formazione. L'estate scorsa ho organizzato un corso di formazione politico-culturale
fa spesso incontri a ciò tesi, proprio perché considera la formazione fondamentale, proprio perché le nuove generazioni conoscano, siano preparate e divengano custodi di una memoria che non è solo ricordo, ma riguarda la storia dell'intero, dell'intero paese. E per far ciò occorrono ovviamente menti, braccia, gambe, persone, insomma, e anche mezzi economici e materiali che non dispiacciono, perché no, è l'unico strumento che noi abbiamo come ANPI, è il tesseramento. E appuntamenti come questo odierno, come il, l'appuntamento del, del 17, vedo Maria Pia Papaleo che ringrazio per il bellissimo spettacolo che ci ha proposto il 17 aprile, aprile scorso, Io resisto. E appunto dicevo che queste giornate, questi incontri, noi li dobbiamo intendere come giornate straordinarie per il tesseramento, e per questo chiedo a chi, a, lo chiedo a tutti voi di prendere la tessera dell'ANPI e di sottoscrivere l'abbonamento a Patria Indipendente, che è il nostro mensile. Sul tavolo alla, all'ingresso troverete anche i moduli, chi ovviamente lo desidera, per lasciare i dati per l'iscrizione. E più numerosi siamo, più operativi siamo, maggiormente possiamo difendere ad esempio la Costituzione, ma non solo, maggiormente possiamo pretendere che venga attuata. È un limpido esempio di partecipazione popolare. Innanzitutto non è uno statuto concesso dal sovrano, ma è frutto di una elaborazione specifica e organizzata a livello popolare. Per la redazione della nostra carta si elesse un'assemblea costituente, appunto, che vide la partecipazione per la prima volta al voto delle donne. E ci fu in, in quell'assemblea e nell'opera di scrittura costituzionale non un inciucio, come diremmo oggi, ma ci fu una continua ricerca di elementi e principi comuni alle forze politiche in quel consesso rappresentate. E non parlo solo delle tre grandi famiglie, fra virgolette, no, quella cattolica, quella socialcomunista, quella laico-liberale, ma anche dei partiti minori. Voglio dirvi una curiosità che ho scoperto in questi giorni. Il famoso verbo ripudia, il famoso che si trova nell'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra, beh, è stato proposto da un membro dell'Uomo Qualunque, che non era un partitone, non era un partito di massa. Quindi attenzione anche alle forze minori. Ricerca di consenso, non di inciucio. E sicuramente questo sforzo positivo, c'è da dirlo, no? Viaggiava ancora sulle ali dello spirito unitario che era venuto fuori, che era ancora venuto fuori, derivante dalla resistenza. Fu elaborata con scrupolo la Costituzione, e tale fu l'attenzione riposta affinché potesse essere leggibile e accessibile ai più, e ovviamente una cosa più è leggibile, più accessibile, più la si fa propria, più è comprensibile, più la si fa propria. Calamandrei diceva che una Costituzione dovrebbe poter essere scritta sulla pietra come le tavole, per essere una Costituzione chiara e leggibile. Beh, tanto ci fu, tanto scrupolo fu messo, che il presidente Terracini, e un'altra curiosità poi che ho scoperto in questi giorni, decise di sottoporre la bozza, prima che fosse portata nell'assemblea per la discussione, a un famoso latinista e a due esperti scrittori e studiosi, perché ne riesaminassero il testo sotto il profilo letterario. Tutt'altra cosa invece la modifica dell'articolo 111 del titolo quinto, fatto qualche anno fa dai nostri parlamentari. E tutti sappiamo che la più bella del mondo, come l'ha definita Benigni, contiene molti principi e valori che però vengono smentiti dalla non applicazione che ne viene fatta. E a sostegno di ciò qualcuno afferma che la Costituzione non è più attuale e ha bisogno di modifiche.
Ora, fosse anche solo dal punto di vista letterario, ogni modifica eventuale oggi dico, la peggiorerebbe. Se a riscriverla saranno poi i soggetti che siedono oggi in Parlamento. Ma proprio perché gli imperativi nei confronti del governo, dei governi che la Carta contiene, sono stati da questi disattesi, è lì invece che bisogna intervenire. Quando ad esempio l'articolo 3, al quale venne dato un contributo fondamentale, poi la ricorderemo se ci sarà tempo con un video, da Teresa Mattei Chicchi, la più giovane costituente, appena 25enne, entrò in Parlamento. Dicevo, quando è scomparsa, ovviamente scomparsa da un mese scorso, quando l'articolo 3 enuncia tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, impone al secondo comma, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. E siccome ciò non è attuato almeno in pieno, è lì che bisogna intervenire e chiedere che ciò sia fatto. C'è da chiedersi, e concludo con le parole del nostro Presidente nazionale Carlo Smuraglia, se queste norme scritte nel 1947 abbiano oggi un senso, che devono essere applicate in un mondo globalizzato dove sono state abbattute molte barriere e dove sono andati dispersi molti valori. A mio parere hanno più senso oggi di quanto ne abbiano mai avuto in passato. Proprio perché ci devono difendere dai pericoli della globalizzazione di un mercato non regolamentato, dai rischi di un sistema in cui l'abbattimento delle barriere significa anche poter scegliere liberamente dove trasferire la propria azienda, ricattando i lavoratori su scelte di vitale importanza anche sul piano personale. Questo è il momento in cui ne abbiamo più bisogno della nostra Costituzione. Come diceva un grande giurista, le Costituzioni non sono fatte per i tempi buoni, quelli in cui le istituzioni lavorano bene e con il consenso dei cittadini. Sono fatti invece per i tempi bui, quando si prospettano pericoli di autoritarismo esplicito o strisciante, perché è allora che bisogna stringersi fortemente attorno a quei principi generali che sono la vera garanzia della nostra convivenza civile. Vi ringrazio per l'attenzione. Ovviamente, se non l'ho fatto prima, ringrazio tutti voi presenti per la partecipazione. Prima di passare la parola al professor Dodero per la relazione introduttiva, poi apriremo il dibattito, chiedo al vice sindaco Rosario Sarubbi di porgere i saluti come da scaletta all'Assemblea. Grazie. Io stasera devo portare le scuse del sindaco, che purtroppo è rimasto impegnato in una riunione all'Atronico e non ha potuto essere presente. Io mi trovavo alla manifestazione perché volevo partecipare, ero stato invitato e volevo partecipare, per cui mi ha fatto piacere poter portare questo saluto. L'amministrazione, io in particolare, vogliamo ringraziare, scusatemi il bisticcio parole, in modo particolare Gabriele e l'associazione, l'AMBI, per l'impegno che mette nelle attività che porta avanti, perché in realtà in un momento particolare come questo c'è bisogno di discutere, c'è bisogno di partecipazione, c'è bisogno che la gente faccia sentire